Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove sbloccare la cerbottana in Ghost of Tsushima. La cerbottana, naturalmente, a differenza degli archi, non può essere potenziata, però potete sbloccare diversi dardi che vi permettono di avvelenare i nemici, renderli confusi e così via dicendo. Dove si sblocca la cerbottana? Una volta che avete completato la prima parte del gioco, il primo atto, ossia Izuhara, praticamente la prima isola, se così vogliamo definirla, anche se Tsushima è tutto un pezzo, però una volta che avete completato Izuhara, e per completato intendo salvato lo zio di Jin attraverso la missione Il Castello di Kaneda, potete accedere alla seconda zona. Nella seconda zona, proseguendo ovviamente con la trama, sbloccherete una missione relativa a Yuriko. Ci sono due missioni, una principale e poi ci sono ulteriori due missioni. Sono tre, però diciamo la prima fa da epilogo, come si suol dire, e poi ci sono le restanti due. Nella prima missione sbloccherete l'armatura del padre di Jin e la maschera, che è quella che vedete adesso. Mentre nella, diciamo, sempre missione introduttiva, però verso la fine, sbloccherete la cerbottana con il primo tipo di dardo, che è quello che provoca la morte istantanea dei nemici. Poi, completando le restanti missioni, accederete ad altri tipi di dardi, come appunto il dardo allucinogeno. Si utilizza l'arma come un arco, praticamente, eccola qui. Basta mirare il nemico in questo modo, vedete, sparare e il nemico viene avvelenato, quindi muore istantaneamente oppure diventa confuso, dipende poi il dardo che avete equipaggiato. Quindi, per sbloccare la cerbottana in Ghost of Tsushima, dovrete raggiungere la seconda zona, ossia Toyotama, proseguire con la trama fino a sbloccare la tenuta di Jin, dove potrete recuperare l'armatura del padre e sbloccare la cerbottana. Poi, completando le altre missioni di Yuriko, potrete ottenere altri dardi.